Il paradiso delle signore, trame 7 Ezio vuole andare in Argentina. Continuano le puntate della soap Il paradiso delle signore 7 in onda su Rai 1 Calitro lunedì al venerdì alle 16:05 su Rai Play On Demand e in replica. La famiglia Colombo sta vivendo una situazione molto difficile, da quando si è scoperto che Gemma è incinta. La storia con Carlos è finita, il giovane è irrintracciabile. Carlos è scappato da Milano senza un motivo, ma ciò che scoprirà Ezio scombinerà ogni equilibrio e getterà nella disperazione la povera Gemma, che rischia di diventare una ragazza madre, cosa che Veronica non vuole per alcun motivo. Ezio è deciso a trovare Carlos per metterlo di fronte alle sue responsabilità, come è giusto che sia. Nel frattempo, Umberto fa una scoperta spiazzante su Marcello e Adelaide, che non fa altro che accrescere il suo odio nei confronti di Barbieri. Di seguito, le nuove anticipazioni. L'articolo sull'educazione sessuale delle ragazze che Diletta ha pubblicato sul magazine del Paradiso ha suscitato parecchie proteste e Vittorio non sa come muoversi. Ovviamente, Adelaide sarà sul piede di guerra con Conti e non lascerà perdere la delicata questione. Nel frattempo, Elvira cerca un modo per stare vicino a Salvatore, avendo toppato con le lezioni di ballo. Decide di voler prendere la patente e chiede a Salvo di insegnarle a guidare, sarà la mossa giusta? A proposito di iniziative, Mario ha dei grandi progetti con Roberto e gli propone di aprire un locale. Al circolo i pettegolezzi su Adelaide e Marcello si moltiplicano e la contessa non sembra curarsene. I due si sono lasciati andare alla passione, sfidando ogni pregiudizio. Come raccontano le anticipazioni del paradiso delle signore Umberto, con la sua arguzia, riuscirà a scoprire la verità sulla reale natura della relazione che lega Adelaide e Barbieri e ne è sconvolto, tra gelosia e rabbia. Colpo di scena nelle nuove puntate della soap. Ezio scopre che Carlos ha ingannato la povera Gemma. Non solo le ha mentito, ma sta anche per convolare a nozze in Argentina, dove è ritornato dopo aver saputo della gravidanza della giovane Zanatta. Ezio non ha alcuna intenzione di lasciar perdere la questione, l'onore e la rispettabilità di Gemma viene prima di tutto. Senza pensarci nemmeno un attimo, la informa che presto partirà per l'Argentina. Precisamente a Buenos Aires, dove si trova probabilmente Carlos. Le cose però non andranno come previsto, dopo una telefonata spiazzante che il signor Colombo riceverà dalla nonna di Carlos.